Salve ragazzi, sono Yata e bentornati sulla God Mode di The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio challenge di nuovo e dopo aver fatto, dov'era? Cannon, ci tocca, attimo in giro, Flames e poi a Mother, quella dopo? Vabbè, intanto pensiamo a Flames. Allora, dobbiamo arrivare fino a non ce lo dice, cosa che già di per sé non mi piace. Meno male che sono stato attento, cioè più o meno sono stato attento. The Balance Restorer. Abbiamo l'Lifehack, il Matchbook, le Fire Bombs e... non è esplosivo, quello è Fire Mind, giusto? Fire Mind. E siamo abbastanza forti, soprattutto considerando che abbiamo un 44 di danno base. Non so come scappare. Siamo abbastanza forti, ma in questi casi devo stare molto attento. Anche perché, scherzando e ridendo, avrei potuto usare semplicemente l'oggetto attivo al posto di fare sta figuraccia. Morite. Morite. Stavo dicendo l'oggetto attivo. Vedete? Al posto di fare la figuraccia. Ok, i bambini hanno smesso di urlare, c'erano dei bambini qui vicino. Io speravo che con le scuole che finissero potessero stare un po' più tranquillo, invece no. I bambini urlano sempre, a prescindere. Ah, e per inciso, io dico le scuole finiscono perché sono circondato letteralmente da scuole. Ho una scuola elementare, una media, un asilo, in realtà due superiori ma sono un po' più lontani, vicino a casa. E credo, era una figata quando ci andavo a scuola io, però una rottura di balle quando invece si limita soltanto a far casino. Anche perché io non credo di aver mai urlato così tanto, quindi vabbè. Comunque sì, andiamo avanti. E devo essere sincero, non so come ho fatto a non notarlo prima, ma in realtà c'è scritto dove dobbiamo arrivare. Non... semplicemente non l'avevo visto prima io, c'è il cuore. Talmente esplicito messo lì così. Beh, come ho fatto a non vederlo non si sa. In realtà ho perso anche un terzo della mia vita. Prendo sto primo piano, non è bello. Macchina delle donazioni, peccato che non ho soldi. Ho trovato una bomba. Che in realtà avendo l'hack ci faccio abbastanza cavoli, ma... voglio fare la follia. Tanto se è il primo piano, anche se morissimo, no, non ce ne frega niente. Cosa c'è qua dentro? La zampa di gatti. Che ha la valenza nulla per noi, però... però ci può stare, è sempre un oggetto di gatti che si aggiunge all'elenco. Anche se in realtà per prenderla ho dovuto pagare... un caro prezzo. The Balance Restored cosa fa? Ah, ok, era una... la Shigaris di prigione. E boss fight. Duke of Flies. Simpaticissimo. Mori. Ammazza. Non so come affrontare sta cosa, visto che... il Duke of Flies può morire abbastanza velocemente. Il problema è che... la roba che mi tira vicino. Ok, è andata bene. Cioè, bene, per modo di dire, sto a mezzo cuore di vita. Ah, ora uno e mezzo. E si scende. Mi sono quasi fatto ammazzare al primo piano. Seriamente. Vabbè che il light track è sempre un po' una rottura di scatole, però... c'è un limite a tutto, eh. Non trovate? Relax. Ok. Poi... morite. Tipico dei ragni, cerchi di ammazzarne uno, ne escono fuori altri tre. Grande cuore di fede. Si è ringraziato il cuore di fede che è sceso dal cielo, o nello specifico da dovunque escono i cuori di fede. Compreso questo, però questa volta l'ho visto se c'era una roccia segnata. Liberty Gap, molto più interessante del Bark Penny, soprattutto se si considera il fatto che avendo l'attack la valenza delle bombe è abbastanza dubbia. L'utilità. Ole. Allora, siamo sinceri, questa me la sono giocata veramente bene. Questa stanza. Nada. Un momento, io ho controllato se ci fossero stanze segrete qua sotto. No, infatti. Backup delle chiavi. Ma sì, dai. Power pill e amici fino alla fine. Sì, io vorrei anche sparare. Tu sei morto. E qui possiamo andare nel curse room gratis. Dove c'è? Contact from below, che tutto sommato schifo non ci fa. Anche se ho lisciato completamente quel nemico. Ole. Bene, oh. Alla fine ne è valsa veramente la pena.
Si sale. Si sale, si sale, si sale. Uno. Si manca. Beh, questo è stato veramente un colpo da maestro. Ringrazio letteralmente di avere la candela in questa challenge, perché veramente ci risolve tanti piccoli problemi in alcuni contesti, e soprattutto quando ci arrivano le ondate di mosche o anche una cosa come questa, che in realtà non ha risolto quasi niente perché l'ho giocata male sto giro. Qualcuno è morto? Sì, ho ammazzato tutti in realtà. Pensavo di colpirne uno per culo, invece. Olè. Muori. Grazie. Ora, ecco, tipo qua. Chissà che casino che avrei combinato se non avessi avuto. Ecco, ho combinato uguale il casino. Cercavo di giustificarmi, ma non ce l'ho fatta. Cioè, grande, doppio cuore di fede. Questo è sempre grazie a Contra From Below che raddoppia gli spawn, quindi quando esce un po' di fede ne escono due, in realtà. Ok. Nient'altro? Sì, avanti. Devo sapere quanto il danno prendevo. E via. Via, ho detto. Nada. Seriamente? Niente? E dov'è la stanza super segreta allora? Ah, voglio fare l'azzardo e andare qua. Intanto in tutto questo non mi ero reso conto che c'era un fuoco rosso qui, eh. Questo mi avrebbe. Mi stava per sparare addosso probabilmente. The Demon Trick. Qua dentro invece c'è. Soldi. Anche parecchi in realtà, di cui uno è attaccato al pavimento. Una genialata aggiunta in Afterbirth per trollare la gente. Niente. Non ho intenzione di passare tutto il tempo a cercare stanze super segrete, quindi si scende. The Haunt. Ecco, The Haunt un pochettino mi preoccupa. Perché mi preoccupa? Perché è una rottura di palle immensa. Se ci pensate un attimo. Ok, una volta però sconfitto. Di quelli dovrebbe essere la parte facile, e infatti non so come ho fatto a non prendere danno lì, ma sono contento che non sia successo. E mo abbiamo ottenuto un cerottone che è un HP up. Speriamo qua dentro ci sia subito da reinvestirci. Ecco, collare di cappi perché avevo già preso la zampa di cappi prima, e The Mark che mi dà anche un po' di fede. Sono a 2/3 cappi, eh. Ormai si calcola così il potere, in cappesimi. Dovremmo fare una petizione per il sistema internazionale di aggiungere i cappesimi come unità di misura dell'essere OP. Allora, no, perché con l'hardcap quella cosa è. Perché ho fatto sta cavolata? Vi spiego, ho fatto una cavolata immensa qui, perché? Perché l'oggetto che è lì al centro non ne vale la pena. Quindi io praticamente ho scelto di fare questa arena basata sul niente. Capiamoci, in realtà l'oggetto non è che farebbe schifo di base, semplicemente avendoci hack, avere un oggetto che mi costringe a sparare costantemente non è la cosa più intelligente del mondo, me ne rendete conto, no? Immagino che me ne rendiate conto. Ok. Me la sono scampata. Tra l'altro avevo pronto il coso per fuggire, se fosse stato necessario. Avevo il tarocco che è un defull in realtà quello. Muori, muori. Ok, è morto prima che io riuscissi fisicamente a colpirlo. Devo essere veramente forte. Ok. Poi di che mi sorprendo? Ho qualcosa come 46 di danno. Non è una gran sorpresa uccidere le cose. Ok, doppia chiave? Ci vuoi prendere? Te la prendi tu? Mi dai qualcosa? No, proprio tirchio. Ok, e c'è. Doppio passepartout. Ci faccio cavoli, però vabbè. Vogliamo spiegarci un cuore di fede per entrare in quella curse room? Allora, la risposta per me è sì, capiamoci, perché metti caso ci trovo, che so,
non mi viene la parola. Vabbè, un oggetto di gappi sarebbe. Eccolo. Sono diventato gappi, quindi adesso spono mosche. Mosche da 44 di danno. Certo, sponano alla velocità che mi consente il gappis. Non mi viene la parola. L'H, giusto? Soltanto che sono comunque mosche di gappi. Cioè, sono comunque gappi. Nel peggiore dei casi ho il volo, eh. Chissà se anche questo fa sponare roba. Non credo. Perché mi ha sponato la mappa? Ah, perché avevo il Liberty Tab, giustamente. Solo che non mi dispiacerebbe magari trovare. Non questo. Io non mi dispiacerebbe trovare stanza segreta che magari contiene roba interessante. Utopia la mia? Una bomba. Ci faccio cavoli, ma ciccia. E si va dal boss. Che è? Rullo di tamburi. Parte. No. Dicevo che è? Rullo di tamburi. Little Girlie. Tra l'altro l'hanno ucciso le mosche da solo, io sono rimasto qui nell'angolino. Non ci faccio niente e si scende. Speravo mi capitasse un oggetto come Squeeze o il pigiama. Il pigiama sarebbe stata la cosa ottimale. Ma va bene, va bene, va bene. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché non riesco a raccogliere questo Demon Tree? Ecco. Ora. C'è il Librebelaia lì giù. Lo vorrei raccogliere unicamente per. Tanto lo uso anche. Perché non usarlo? Una volta che ce l'ho qua. Dicevo, per contribuire alla trasformazione eventuale in Leviatano, che a parte il volo che non mi serve, mi darebbe tre cuori di fede. Tre cuori neri. Che non sono malaccio, da avere. Ole. Se ringrazia il cuore di fede gentilmente offerto, amici fino alla fine. Amnesia. Ecco, l'amnesia, francamente, l'avrei abbondantemente lasciata indietro. Ole. Si continua. Allora, qui è da capire se le mosche spawnano in base a quanti colpisco o quanti proiettili sparo. Nel senso, se io colpisco con l'H che faccio saltare in aria 4 nemici, mi spawnano 4 mosche o soltanto una? Perché il proiettile, diciamo, è uno. Ma che cacchio? Non sono riuscito. Questo è per entrare gratuitamente nel Forgot Me Now. Ora lo prendo e lo rideposito. E che cacchio? Alleluia. Ci ho impiegato un pochettino, ma è morta alla fine. Cosa c'è qua dentro? Il pentagramma. Altro aumento di danno? Perché no? In fin dei conti sono soltanto a 48. Non ho mai fatto male un po' di danno in più, credo, no? Ora. In realtà potrei farci una porcata, ora che ci penso. Però dovrei sacrificare la. Dovrei sacrificarci la possibilità di avere la fiammella. Che a me piace, quindi. E credo che spawni mosche. Anche la fiammella. No, non spawna mosche. È un'antisinergia, la facciamo così. Forgot Me Now. E la usiamo. Si rifà questo piano. Tra l'altro significa che potrei potenzialmente trovare un'altra Curse Room. O un'altra. Questa. Spider Bot. Vabbè, non ho nient'altro. Vieni rallentato, da bravo. Muori, muori, e muori. Dovrebbe comparire cosa come secondo, infatti. E spero vada giù abbastanza in fretta. E lo sapevo che il danno prendevo. Telepills. Ho fatto una cavolata. Ma non per il motivo che pensate, ho fatto una cavolata perché non ho aspettato che mi considerasse la stanza pulita. Quindi potrebbe essere un problema sta cosa. Nel senso che potrebbe considerarmi ancora la stanza non pulita e quindi dovrei, se ci entro, ci stanno di nuovo i boss. Va bene, dai.
fatto una mezza cafonata, ma che ce posso fare? Capitano anche queste. Nada. Qua? Nada. Amici fino alla fine, che sono sempre mosche che si aggiungono al nostro campionario, quindi non c'è niente di male in loro. Quanto l'ho enfatizzato sto niente ora che ci penso? No, me l'ha considerato comunque pulita. Range up. Power peel. I can see forever. Ottimo. Il rate aumentato non lo voglio. Perché a parte mi abbasserebbe il danno, ma non è tanto quello il problema. Il problema è che il rate aumentato con l'Lifehack. Non so quanto mi possa venire incontro. Forse. Sapete, faccio la follia. Mi ha abbassato di uno, ma ha ammazzato un po' il rate, quindi ci sta. Ok. Uno. Ole. Si scende. Tutti morti. Quasi istantaneamente. Per un attimo ho temuto che lui fosse immune al danno dell'Hypecrack, essendo lui stesso un portatore sano di Hypecrack. Vediamo che qua fatto. Tanto è da una sola stanza lo Spider-Bot, quindi lo posso spammare appena entro ovunque. Rallento tutti, mi prendo quel momentino per decidere quello che devo fare. E lui continua a non darmi niente. E sono morti spontaneamente o forse una mosca gli si è affiondata addosso e ha ucciso tutto? Entrambe le opzioni sono possibili. Boh, vabbè. Olè. Ho sbagliato a usare il tasto. Ti voglio e voglio anche questo. Ah no, momento. Se faccio così quindi. Parte una raggiera di Hypecrack? Sì, non lo dovevo fare. Ok, meno. Vabbè. È bene essermene accorto prima di fare cose troppo stupide. Devo stare estremamente attento ora che utilizzo l'Hypecrack. The Stain. Uno è morto. Ah, ne era uno solo. Non c'era l'uno è morto, l'altro no. Vediamo un po'. Allora, nessuno di questi oggetti è utile per me. Ma nessuno. E si va. Anche perché avrei dovuto fare un rischio estremo per prendere un oggetto. Sarei dovuto andare lì, morire, e sperare che la zampa di Gappi, no, il collare di Gappi mi resuscitasse. Contando che nessuno degli oggetti era particolarmente utile, era un azzardo un po' troppo grosso, eh. Mori. E ho preso danno, cavolo. Uno. Allora, questa potrebbe essere la manna dal cielo o un incubo, sta stanza, perché? No, un incubo in realtà no, potrebbe essere la manna dal cielo o lo essere completamente di niente. Perché se mi compare. Ecco, mori. Se mi capitano parecchi cuori neri, questa è la manna dal cielo. Dai. Cuore nero. Solo uno, l'ho trovato. Uno, però abbiamo trovato anche una runa che è un perfro. Che penso di preferire rispetto a questo cos'è? Gem, raddoppia soldi. No, va tanti col perfro. Può essere molto comodo. Coda. Uno e dos. Può essere molto comodo avere il perfro. Posso rirollare oggetti che non mi piacciono. Oggetti del boss, che non penso di trovarne poi così tanti. O oggetti sepolti in quella. Cursed Room. Riesco a colpirti? Grazie. Tentare o non tentare, questo è il dilemma. Io direi di vedere prima qua c'è un. Infatti. Senza offesa, mi hai fatto una finaccia. Allora, non so se rirollare qui o dopo, quindi prima vedo cosa offre il. Non offre assolutamente niente. Ma niente, niente. Allora, non mi interessa nessuna delle due cose, quindi perro. Il Black Lotus mi pare da vita. Sì, infatti. E dovrebbe forse aumentare anche il danno dell'Hypecrack, non sono sicuro. Però
però nel dubbio uno ci prova, perché sperando sempre che... di ottimizzare. Ora, a parte che ho recuperato gran parte della vita che non... Ah, ci sono loro! E non me ne ero accorto. C'erano i nemici invisibili, che ovviamente non li avevo visti. Sarebbe stato strano il contrario, eh? Però in realtà questa è designata bastarda, perché non li vedete diventare invisibili. Di solito sono visibili per primi secondi, e poi diventano invisibili. Soltanto che invece qui, stando sopra, sono visibili mentre tu non li puoi vedere. No, ho fatto una cavolata! Partiva la raggiera di Hecca. Dove devo andare? Dove devo andare? Sale. Tutti morti. Una tragedia è stata qua. E qua invece riusciremo a farli saltare in aria? Sì. Non è stato neanche particolarmente difficile, in effetti. Chiavi, vabbè, prendi tu bimbo, che non mi ha ancora dato niente. Momento. Sta cosa qui è veramente infame, perché con Lifecraft come cacchio faccio? Stare attento. Ok. Spengiti anche tu. E rimane tanto quello lì sopra. Tutti spenti. Non mi interessa particolarmente, però lo raccolgo sempre per aumentare la trasformazione in Bob. Ora, boss fight. Brownie! Ciao! Dai, Brownie! Dangle, oh, perdona, mori. Che poi c'è un utente che si chiama... che viene chiamato Dingle, quindi... mi ha fatto tipo troppo strano dire Dingle mori. E si scende. Ancora si scende. Dove siamo arrivati? Ah, piano di mamma, dovrebbe essere l'inferno, giusto? No, il santuario. Continuo a sbagliarmi. Uno. 2, 3. Oh, beh, i doppi cuori di fede subito. E basta. Sono decentemente pronto. Grazie alla mosca che ci ha pensato lei. Perfetto. Non mi dispiacerebbe riuscire a buttare giusti cosi senza eccessivi spargimenti di sangue, però so che è probabilmente impossibile, quindi. Eh sì, mi sono fatto male da solo. Ridete pure se volete, ma tanto sarà successo sicuramente qualche volta anche a voi. Con l'Hepcac. Muori. Thanks. Ok. Forse un problema, ma che da tanto problema non è, è che avendo così tanto danno, non possiamo sfruttare troppo i nemici per fare spawn. Necronomicon? No, ancora niente. Speravo una trasformazione in Leviatano. Dai, faccio. E fuggo all'ultimo momento. Papa Fly. In realtà mi interessa più sapere quello che c'è qua dentro. The Husk. Ok, The Husk ha fatto la finaccia. Beh, non è che Megamo farà di meglio. E due sono andati. E quindi vediamo un po' se riusciamo a ottenere qualcosa che compensa il nostro disturbo. Lockdown. E paralysis. No. Però abbiamo quasi fullato la... abbiamo quasi cappato, fullato, chiamatelo un... ho riempito, ho raggiunto il limite. Usiamo l'italiano ogni tanto, no? Il... quante monete possiamo avere? Praticamente è bastato un colpo di Hepcac e una mosca. È morto super last così. Ok. Per favore. Manca tanto tu. E purtroppo ho sprecato una mosca. Non sono stato abbastanza veloce da ucciderlo di mio. Olè. Diamo un'occhiata a quello che c'è qua dentro. Oh, la testa di gatti.
Preferiamo la testa di Gappi o Spider-Man? In realtà è una bella battaglia, che la testa di Gappi ci garantisce di aver sempre... A parte controlliamo se ci stanno stanze comunicanti. Sempre 3 monete... no, preferisco andare con Spider-Man in realtà. Perché comunque le mosche le spawno essendo Gappi, però... Ti pare che prendevo danno? Ok, i cavalieri, che sono quelli che possono essere colpiti solo alle spalle, sono il nemico naturale di Gappi. Perché frontalmente le mosche si vanno comunque a schiantare, ma non prendono danno. Quindi le mosche muoiono, ma loro non si fanno una ceppa. Quindi è meglio ucciderli a distanza con Life Guard. Da dove sono scappati questi cuori non lo so, ma va bene. A sto giro non si sono neanche attivate le punte. Misteri di Isaac. Oh, make you smaller. Voglio. Ti vai a prendere danno. Io già sto temendo per The Abortad, no? Poi mi fai prendere danni stupidi così. Cuori rossi. Ci faccio cavoli quei cuori rossi. L'anemia può essere utile. Frase stranissima da dire, lo so. Inner Shadow che mi potenzia. Ok, Rainbow of Tears. Qui potrei essermi appena rovinato il tutto con le Rainbow of Tears. Non si fanno niente questi. Vedete? Perché le Rainbow of Tears mi possono mettere effetti un po' strani, come ad esempio adesso il 3-shot. Oh, sono morti istantaneamente questi. Io spero di ottenere almeno un cuore da queste cose. Per favore. Ok. Almeno un cuore l'ho ottenuto. E si va. Non gli ho fatto per niente niente. Non è bella questa cosa, eh. Non è per niente bella. Ok, ora ho le falci Hypecrack. Che sfondano anche i cieli probabilmente. Non ci sto capendo una ceppa. Però da quello che ho capito basta che piano piano butto giù il boss, quindi morto. Ora che fare? Allora io prenderei il Polaroid, perché così mi protegge, mi dà cuori di fede. E qui dentro abbiamo Krampus, che in realtà non avrei voluto incontrare, ma vabbè, volevo togliermi l'ultimo Spider-Bat o testa di Krampus. Testa di Krampus. E si scende, ma prima controllo se ci sono stati. No, non c'è niente. Altri 2 piani e ce ne andiamo. Cioè, ce ne andiamo e finiamo la challenge. Si spera, perché dopo il trucchetto che mi ha fatto la Godmod con la precedente challenge, che in realtà non finiva dove diceva. E diciamo che non è che sarà sbagliata di poco, ma sarà sbagliata di parecchio. Muori? Perché non muori? Batta Polyphemus. Grazie. No, comunque già mi sto pentendo, avrei dovuto portarmi Spider-Man. E le Rainbow Tears sono state definitivamente una scelta imbecille. Quindi... Chubb. Tanto non ce la fai arrivare qua, poverino. Loki. Ole. Quindi anche qua non ci ho guadagnato assolutamente niente. Andiamo avanti. Sperando di trovare velocemente. Ho visto male. Sperando di trovare velocemente la boss fight. Ok. Cioè, voi non so se capite quanto era più comodo prima con Spider-Bat. Lo so che Krampus è un oggetto forte e tutto, eccetera, eccetera. Però a volte un oggetto forte non è sempre forte in senso assoluto, o più forte di un altro in senso assoluto. Ad esempio qui poter rallentare a ogni inizio stanza tutti i nemici mi dava quel vantaggio tecnico che faceva sì che io potessi gestirmela meglio, soprattutto poi quando mi arrivano le lacrime boomerang. Mi si chiama Reflection. Ok. Questo cos'è? Volto Ferzo? E dovrebbe essere cosa, no?
No, ho sbagliato. Ho detto una cavolata. Ero convinto fosse tutto un altro. Guarda come scappo velocemente. E già. Ole. E ho sbagliato. Perché ho fatto sta cosa? Perché nella mia testa avevo Spider-Bot, quindi non lo potevo spammare. Mister Boom? No. Apprezzo il pensiero, ma no. È pericoloso, eh. Mettere bombe è diventato molto pericoloso. Cioè, l'ho sempre stato nella vita, però anche in HH è diventato pericoloso adesso. Ok. Posso entrare lì gratuitamente? Adesso magari passando da qua. Sì. La shovel, che mi permette di skippare il piano. Ne varrà la pena, però? Knockdown. Infested? Infested. Ne varrà la pena, però, dicevo. Per me no. Ok. Non ne valsa la pena, però, neanche venire qua, perché alla fine non ci ho guadagnato niente, ma meglio che ci sono venuto senza pagare. Buono. Senza pagare vita. Altrimenti lì ci avrei rosicato come pochi. Olè. Altre bombe che non userò mai, soprattutto da quando mi sono complicato tutto prendendo le Sar Bomb. E via. Morto, morto. Qualcos'altro è rimasto in piedi? No, meno male. Le bombe infinite! Quelle famose bombe che ho detto che non userò, no? Hai presente? Ok. E cuori rossi di cui non me ne faccio prettamente niente. Perché sono andato da questa parte? La risposta è molto semplice. Mi sono sbagliato. Sì. E boss fight contro rullo di tamburi Scolex. Scolex. Ah, Scolex accompagnato da due pin, di cui uno è già morto e l'altro penso è morto uguale. Un heart e si scende. Sono praticamente full vita. Tanto guadagnerò anche un altro cuore di vita rossa scendendo. Quelli non ci potrò entrare perché ho guadagnato troppa vita. L'arcade. Ball of Star, però forse la voglio in realtà. Perché ho sparato tutto questo? Perché ho visto che qui c'erano delle batterie. Cioè, il motivo più stupido possibile, ma è. A volte i motivi più stupidi sono anche quelli più sensati. Non si può andare lì. Perfetto. Bombe, bombe, bombe. Olè. Uno, due. Boom, mi raddoppia le bombe che non userò, vabbè. E si va avanti così. Danno stupidissimo preso. One make you smaller. Più smaller ancora. Sono praticamente Minion. Sono una versione. Sono un personaggio Minion. Cioè, sono. Inizio quasi a essere comparabile con le mosche. Non sto scherzando, guardate bene le mosche accanto a me. Cioè, veramente inizia a essere talmente piccolo da poter essere comparato con le mosche. Ora, qui non ci può essere stanza segreta, però potrebbe essere qui la stanza super segreta. No. Qua sotto potrebbero esserci oggetti. Ecco, tipo Little Brimstone, che mi interessa avere. O Monkey Paw, che mi darebbe della vita se dovesse essere necessario. Non spero di arrivare mai a quel punto da servirmene, però nel peggiore dei casi ci sta. E boss fight. Tanto sapevo che il danno lo prendevo. Ah, Inner Shadow pure posso usare. Allora, non credo di morire, però. Sapete come si dice, è meglio essere pronti a tutto. Anche perché in realtà mi basta stare vicino e lo uccidono le mosche. Vogliamo vedere cosa offriva questo patto? Uno schifo. Offriva uno schifo. Comunque sia, ragazzi, concludiamo qui questa challenge. Abbiamo fatto una run di circa 30 minuti, 31-32 minuti, quindi non penso, se ne faccio una seconda rischio di fare un video da un'ora e vorrei evitare. Quindi il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento, vi piace, una visione sempre gradita e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!